Parleremo non solo di calcio, ma anche di tennis con Roberto Conte. Ciao Roberto, buon pomeriggio. Caro Michele, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori. Roberto, prima però di parlare di tennis giocato, delle Next Gen ATP Finals, soprattutto di quest'ultime, è chiaro che parlando di tennis non possiamo non dimenticare le telecronache di Giampiero Galeazzi, della Coppa Davis, tra l'altro, quella vinta a Santiago del Cile, insomma tanti internazionali di tennis commentati per la Rai. Grandissimo collega, grandissimo maestro, ma soprattutto un grandissimo personaggio Giampiero Galeazzi, un fuoriclasse in assoluto. Guarda, diciamo che dal calcio ricordiamo ovviamente lo scudetto del Napoli, le interviste a Maradona, quella giornata praticamente intera passata sul campo di calcio, ma anche le interviste durante tutto il campionato per la domenica sportiva, insomma il suo cappello, il canottaggio con la straordinaria cavalcata degli Abbagnale alle Olimpiadi, quella finale in cui si è sgolato fino all'ultimo metro, il tennis che giustamente ricordavi tu, raccontano diciamo della poliedricità e della vocazione allo sport da raccontare in quella maniera un po' epica, un po' letteraria, che onestamente ci manca un po' con i telecronisti moderni, tutti uniformati anche nello stesso lessico che sembra un po' simile a quello della PlayStation. E per cui la sua scomparsa, peraltro diciamo tutto sommato era ancora giovane, perché oggi a 75 anni si è giovani, purtroppo era un po' acciaccato da un po' di tempo, ci ferisce profondamente. Io peraltro ho giocato proprio qualche settimana fa con il figlio alla Foro Italico, abbiamo parlato di tante cose, un altro bravo cronista, molto riservato, quindi forse come dire anche attento al discorso che poi in questo paese non è semplice essere figli quando si è certo. Bravi, si è comunque, come dire, si rischia di essere comunque etichettati, per cui è un dolore profondo, una perdita veramente importante, però appunto come dicevi tu, oggi con internet non c'è il diritto all'oblio, che mai come in questo caso è una cosa bella, per cui già ora sono pieni social delle sue telecronache, appunto questa del canottaggio, quella del tennis, quella del calcio, e ce lo porteremo sempre con noi.